Ci sono molti modi per spostarsi in India. Ci sono gli autobus statali e privati, più o meno sgangherati, economici, caotici, ti portano in ogni angolo del paese. Ci sono i tuk-tuk, gli autorickshaw, soprattutto marcati Piaggio. Sono perfetti in città perché si infilano ovunque, tra le mucche, i mercati, nelle vie strette e nel traffico. Ci sono gli aerei, fondamentali se si ha poco tempo e ci si deve spostare in un paese grande ben 11 volte l'Italia. E poi ci sono i treni. I treni indiani sono più di un mezzo di trasporto. Sono un'icona, un simbolo. Chi non ha mai visto almeno una scena di un film con uno straripante treno indiano? Una rete ferroviaria molto capillare, retaggio del periodo coloniale inglese. Prenotare un biglietto su un treno credo sia una delle esperienze più complesse che un viaggiatore possa fare. Come finire in ultima classe? Quella forse è anche peggio. Ecco la nostra stanza, ragazzi, con vista, vedete, c'è anche l'alba a quest'ora, ed eccola qua la nostra stanza col bagno in camera e addirittura tre letti, tutto molto pulito, abbastanza vecchiotto, però dai, sistemato abbastanza in ordine. Sei contenta, Angela? Sì, praticamente ci mancava che ci chiedessero gli esami del sangue per fare il check-in in questo hotel. C'è una burocrazia assurda in India. Un documento lungo così da compilare, poi ci ha tenuto il passaporto, poi ci ha fatto una foto, che altro, basta, cioè, non lo so. Lavati, stirati, chiusa la camera. Guardate quest'angela oggi. New look oggi, look indiano. Andiamo a farci un giretto a Ahmedabad? Andiamo, via. Allora, passiamo nel nostro corridoio della guest house, bello stretto, ci sono tutte le camere a destra e a sinistra, vedete tutto in legno, tutte le porte e anche tutte le scale sono in legno. Hello. Hello. L'ingresso è bellissimo, eh? C'è anche un bambino qua sulle scale che dice namaste. Un bambino? Sì. Ma l'ho visto. Da fuori è bellino, il nostro Hotel Cadillac. Eccolo qua. È una vecchia casa. Il tempo di uscire dal nostro hotel. Siamo arrivati qua di fronte. E vedete, ragazzi, c'è questo elefante che benedice le persone. Guardate che roba incredibile. Le persone pagano una piccola somma e si fanno benedire dall'elefante. Eccolo qua, tocca la testa e poi si mangia la banana. Hello. Questa è una scena incredibile, ragazzi. Altri elefanti in arrivo. Ragazzi, da considerare che l'elefante è un animale considerato sacro nella religione indù. Chiaramente a noi fa molto strano, soprattutto il fatto che vengano utilizzati questi animali in questo modo e che quindi non siano liberi. Sì. Questo tra l'altro è l'elefante indiano, che rispetto all'elefante africano è molto più piccolo, quindi sembrano degli elefanti in miniatura praticamente. Questa, ragazzi, è la moschea più importante di Ahmedabad e mi sono dovuto mettere i pantaloni lunghi. Per fortuna Angela si è ricordata, me li ha portati. Forse è stato per me, Angela la salva. Angela la salva perché lei si ricorda sempre tutto. Memoria di ferro. Memoria di ferro. Che bella. Che super piazzale, tutto in marmo. Qui non ci sono rubinetti e fonti d'acqua, c'è semplicemente questa mega fontana dove le persone si lavano prima di entrare nella moschea. Guardate, ragazzi, tantissime colonne. È stupenda.
Guarda Angela com'è ben vestita oggi, che indiana! Mi devi fare la sigla del momento Angela versione Bollywood. Ah, ce l'ho. Vai. Momento Angela! Vabbè ragazzi, Bollywood. Dopo questa cosa siamo davanti a questa moschea che ha la facciata molto decorata, vedete? Sembra legno intagliato, ma in realtà è tutta pietra, quindi hanno proprio lavorato in questo modo la pietra. È stata costruita nel 1400 dal sultano Ahmed Shah, che è anche il fondatore della città di Ahmedabad. È una delle prime moschee che vediamo qui in India, ma perché abbiamo visto soprattutto templi induisti e jainisti. Ma in realtà l'India è un insieme di religioni diverse. C'è l'Islam, ci sono gli indù, ci sono i cristiani, ci sono jainisti. I jainisti, gli ebrei, insomma ci sono un mix di religioni che convivono insieme in questo gigantesco paese. Sono le 11:01 e noi stiamo provando a acquistare i biglietti del treno per domani. Questo è un trick indiano. Sì, praticamente per prenotare un treno. Italy. Yes. Very nice, thank you. Stavamo dicendo, ragazzi, prima che arrivasse il signore, praticamente per prenotare i treni in India bisogna farlo con un larghissimo anticipo, mesi prima. Oppure, però, il giorno prima alle 11 sbloccano alcuni biglietti per i treni del giorno dopo. Quindi noi oggi stiamo cercando di prenotare online i biglietti per il treno di domani. Questa è una grandissima novità rispetto a 3 anni fa, il fatto che si possano anche, forse, perché per ora non sta funzionando, forse, anche comprare online, anche se non si ha una carta di credito indiana, ma estera, dovrebbe funzionare anche con quella. Adesso ci proviamo, ma ovviamente alle 11:01 sembra il sito intasato. È andato in crash, ovviamente, cosa doveva succedere? Tutta l'India si è collegata, anche perché appunto abbiamo detto, siamo durante le feste, quindi tutti si stanno spostando, tutti proveranno a comprare biglietti alle 11. Il signore del chai, che bellezza! Hello! Ah, che bello! Siamo nel quartiere musulmano, ragazzi, questa è una torre famosa, uno dei posti da vedere della città, la torre dell'orologio. In questa zona si vendono addirittura prodotti a base di carne, quindi c'è il pollo, c'è la carne, e questo è molto difficile da trovare in India, perché come sapete è un paese a maggioranza hindu e la carne quindi non si mangia. Ecco il signore. Hello. From where are you? Italy. Italy. Hello. What's your name? Abdul Ghaffar. Abdul. Your name? Liaquat. And your name? Abdul Rashid. Okay. Nice to meet you. India. Yes. Very nice. Okay. Thank you. Bye. Ecco qua, ragazzi, vedete quella cosa che masticano in tantissimi e poi la sputacchiano qua e là? Si chiama pan. Adesso dobbiamo trovare magari un negozietto e farvi vedere che cosa è questo pan, come lo preparano, perché lo preparano al momento. Ah ragazzi, guardate che bellezza, qua si fa il piadinone enorme. Hello. Ah, very good. Questo è il forno, anzi la mega piastra dove fanno questo pane. Wow. Ecco, come vedete appunto qua si vende anche la carne. This is meat. Yeah. Ragazzi, Ahmedabad è una delle città più grandi di tutta l'India. Sono 8,5 milioni di persone. Qui addirittura c'è lo stadio più grande del mondo, come capacità sono 132.000 persone nello stadio che ha il nome del presidente dell'India, che è Modi. La vedete un'anghela lì sotto? Ragazzi, questo è un pozzo antico di 5 piani, vedete là in fondo c'è l'acqua. Adesso provo a spostare la GoPro verso il centro. Eccola là.
Tanto si fanno le pose, eccolo. Hello! Questo è sicuramente il pozzo più bello che abbiamo mai visto. È un labirinto di colonne tutte lavorate e decorate. Si può scendere fino all'acqua sotto e più si scende, più la luce diminuisce, si fa fioca, l'umidità aumenta e l'aria si fa più fresca. È stato fatto costruire alla fine del 1400 dalla responsabile dell'harem, che amava talmente tanto questo posto che oltre a far costruire il pozzo chiese anche che la sua tomba venisse costruita proprio qui vicino. Infatti oltre il pozzo c'è una moschea con la tomba della responsabile, appunto, di questa donna. Mi sono fatto le scale su e giù un bel po' di volte, ragazzi. Ho fatto una bella sudatina. Ci sta. Comunque la temperatura qua a Medabad si è un po' abbassata, ma non tanto. Cioè si sta comunque al caldo, sì. Fa caldo, ma non è così umido come nel resto del Gujarat, soprattutto sulla costa. Adesso siamo arrivati qui in fondo, mentre aspettavo Angela, è andata a farsi i selfie tre secondi fa. Io sono andata, i selfie che mi seguono, è diverso. Io non li cerco, sono loro che trovano me. Poi mi dispiace dire di no, tutta la famiglia, e cosa devo fare? È difficile, la nonna, è difficile. La bisnonna, tutti insieme. Tutti qua. Proprio in fondo alla strada c'è questa bellissima moschea. Da questo lato c'è la cappella dove è seppellita appunto la donna che ha fatto costruire il complesso dei pozzi. E da questo lato infatti c'è il pozzo, oltre che un Paolo con il suo bel gonnello verde fosforescente, perché praticamente ha i pantaloncini corti sotto, quindi servono i pantaloni lunghi, quindi ha questo bel gonnello verde e le donne non si devono coprire il capo, ma semplicemente perché non possono proprio entrare nella moschea. E quindi andrò io. Guardate com'è tutto lavorato, ragazzi. One stone. Wow. Guardate come l'hanno fatta, ragazzi, incredibile. Dopo una notte sull'autobus, ragazzi, abbiamo dormito qualche ora sull'autobus, siamo ancora vivi. Sono le 3 passate, siamo venuti a mangiare. Stiamo assaggiando pure qualcosa di nuovo. Allora, questo piatto qua è tipico dell'India del Sud, si chiamano idli. Sono dei panuozzi che sono stati cotti al vapore, fatti con la farina di riso. E si intingono in varie salsette. Adesso vediamo il livello di piccantezza. 1 0 2 0 Perfetto. Sono un pochino spugnosi, per cui assorbono perfettamente, vedi? Andiamo ad assorbire. Buono. Questo è l'antipasto, diciamo. Questa è una salsina molto speziata di masala e qualche verdurina. Quindi ha proprio quel sapore indiano. Non sai esattamente quale sia il sapore, ma è una roba speziata indiana. Sa d'India. Questi invece sono i nostri amati bindi in versione col masala. Sì. Non dovrebbe essere piccante, ma solo speziato. Sono bruttini da vedere, devo dire. Vabbè. Però la cremina sembra molto buona. Facciamoci un assaggino di cremina. È vero? È vero, non è piccante. Tante spezie, ma non piccante. Che wow. Buoni, che buoni. Also inside. Ah, on the other side. Ragazzi, abbiamo mangiato in un posto assurdo, vedete che qua ci sono le tombe, ce ne sono tantissime, vedete il ragazzo 26 e c'è anche questo albero proprio in mezzo alla sala che esce da lì, quindi è rimasto all'interno del locale. Con l'indiano è andata bene, però non proverei la pizza italiana. Sono le 7:15 e abbiamo davanti quello che sarà probabilmente il giorno più difficile, più lungo, più stancante dell'India, perché ieri non siamo riusciti a prendere un biglietto per oggi, quindi proveremo ad andare verso in stazione e infilarci comunque su un treno, comprando un biglietto di general class
quindi quella aperta a tutti. Ci sarà un bel casino, siamo sicuri di questo. E vogliamo arrivare a sud, non a sud, in realtà centro India, perché come detto appunto vogliamo uscire dal Gujarat e andare verso posti un po' più tranquilli. E sarà lunga, sarà lunga. Ai ai ai. Queste sono le file, sono almeno 6-7 file. Abbiamo preso la fila solo per donne, ma dalle 14 alle 22, quindi adesso è per tutti e ne siamo quasi arrivati. ₹10. Con i samosa. Sei pronto per questa giornata? Questa coda, ragazzi, è per prendere le scale mobili, perché dovete sapere che in India le persone hanno paura a prendere le scale mobili e ci sono anche tutte le istruzioni su come prendere le scale mobili. Vedete, non usare il cellulare, stai attento, stai vicino al lato, sono tutte queste informazioni. Mentre aspettiamo che arrivi il nostro treno, vi racconto un po' come funzionano le classi dei treni qui in India. Allora, ci sono le prime tre classi, che sono la prima, la seconda e la terza, con l'aria condizionata. Sono quelle più costose del treno. Poi c'è la classe sleeper, che è quella un po' più economica e che si può prenotare. E poi c'è la general, per chi non trova posto in tutte le altre classi e quindi non c'è l'assegnazione del posto e quindi è un delirio, insomma. No? Quella che vedete, avete magari visto anche nei film con la gente attaccata fuori, quella è la classe che ci aspetta oggi. E oddio. I treni si devono prenotare in anticipo, ma il fatto è che la gente prenota tantissimi biglietti, anche con mesi di anticipo, perché tanto poi li può cancellare fino al giorno stesso. Quindi cosa si fa? C'è anche una lista d'attesa in cui ci si può inserire e le persone poi che hanno cancellato, in automatico tu vieni inserito al loro posto. Qual è il problema? È che la lista d'attesa per questi giorni va oltre i 130-140, quindi è praticamente impossibile trovare posto. C'è poi la Tatkal, ne abbiamo parlato ieri, appunto della quantità di biglietti che vengono messi a disposizione il giorno prima. Ma spariscono come ieri. Spariscono come ieri, sono spariti e quindi niente, è rimasta solo la General, ragazzi. Per 15 ore di viaggio abbiamo pagato 3 euro a testa, sì. Quindi immaginatevi, boh, stiamo a vedere cosa succede. Stiamo andando verso la carrozza della General. Vedete qui sopra compare il numero del treno e il tipo di carrozza. Questa è la B3. Noi andiamo lì in fondo. Arriva. Ragazzi, siamo in prima fila. A far scendere prima tutti. Siamo saliti, ragazzi. Mi sono messo qua insieme ai bagagli. Angela invece ha trovato un posto lì sotto. Sono seduti su una panca in 1, 2, 3, 4, 5 persone su una panca. Tutto il resto, ragazzi, è pieno, pieno, pieno. Ah, spero di non stare qua per 15 ore, perché sembra proprio comodissimo su ste robe di ferro. Però dai, almeno abbiamo trovato un posto e andiamo, andiamo, andiamo verso su. Sono passate 4 ore, la situazione è sempre la stessa più o meno. Non ci possiamo alzare perché altrimenti perdiamo il posto. Quindi meglio stare dove siamo. Tieni anche là. Ecco qua la situazione al piano sotto, è come prima, un bel casino, però almeno vedo fuori il paesaggio. Partite alle 10 di mattina, arriviamo all'1 di notte e poi non sarà neanche la destinazione finale perché devo prendere un altro treno alle 4 di mattina di domani, quindi la bella lunga è pota. E guardate, ragazzi, accanto a me c'è chi se la dorme anche qui, più vicino, più sotto, di fronte, tutti in questa condizione, tutti insieme, fratellanti.
andare in bagno, ecco. Questa è la speranza numero uno. Intanto ci sono, vedete, tutti i ventilatori che girano continuamente. Fa calduccio, ma non troppo, dai. Siamo una mezza stagione. Niente, ragazzi, torniamo ad ascoltarci un po' di musica e ci vediamo fra un po'. Si è liberato un po' di spazio, io invece mi sono spostato e intanto qua si litiga per i posti. Guarda, guarda qua. Ragazzi, è incredibile. Oh, oh! Sta attenta, zia! State tranquilla, che ti viene qualcosa. Bambino ha trovato posto. Intanto la signora furbamente fa finta di dormire. Mentre la situazione qui non accenna a migliorare. La signora è stata alzata. Non è riuscita più a fare l'attrice. Non è fatta. È stata alzata. Come si è presa da mangiare? C'hai cibo. Mangiamo perché c'è anche venuta fame. Che bordello, ragazzi. Che bordello. Si continua a urlare. Diego! Il pranzo consiste in panino con palla fritta di patata che chiudiamo e mangiamo così. Molto semplice. Buono. Situazione a 360 gradi. C'è chi sta anche per terra, di fronte a noi, lì sopra, sopra di noi. Piedi dappertutto. Sono passate le prime 7 ore del viaggio, siamo circa a metà di questa prima parte di viaggio. Come va Angela? Non ho più le parole. C'è il signore che vicino a noi ti osserva. Sì, ho visto. Praticamente quando appena schiacciamo la telecamera tutti si zittiscono e ci guardano. Ci osservano, è come il signore, con quella faccia, esatto, esattamente esatto, con quella faccia del signore. Come dire, ma che cavolo fanno questi due? E comunque sì, continuano a guardarci tutti quanti. Comunque guardate invece fuori, che bello, c'è il tramonto. Quella lì in fondo è Mumbai. Ottava ora. Sta facendo buio e Paolo è tornato là sopra tra i bagagli. Aggiornamento ragazzi, mentre fuori è scesa la notte, qui non è cambiato assolutamente nulla. La situazione tutto come prima. Paolo è sempre lassù sdraiato che sta editando il prossimo video. Ci siamo appena mangiati delle noccioline. Aggiornamento delle 9 di sera, da sopra Paolo si è imbacuccato come una mummia, qui sotto non è cambiato assolutamente nulla, chissà se dormiranno mai. Siamo arrivati in perfetto orario, è l'una in punto, fa freddo. Abbiamo già preso i biglietti per il prossimo treno, ragazzi, guardate qua il campo. Niente ragazzi, praticamente in India si alzano tutti i parametri: sopportazione, pazienza, accettazione. Sì, cioè si cambia totalmente prospettiva, ecco. Quindi siamo messi anche noi su questo bel tappeto rosso. E anche là, sul tappeto rosso, eccola lì. Molto più comodo il treno. Vabbè, abbiamo dove sono tanti tappeti. Certo, meglio di questo. Però è così, abbiamo 3 ore fino al prossimo treno. E ragazzi, abbiamo fatto mezza India praticamente. Mezza India. Oggi abbiamo fatto grandi passi avanti. Adesso facciamo un riposino. Ci vediamo dopo. Vi parlo da sotto la mia copertina, abbiamo cambiato treno, per ora abbiamo trovato spazio, ecco Paolo con due foulard, per ora è quasi vuoto il treno, speriamo che regga così, mancano 4 ore. Tre? Solo tre?
siamo arrivati, che tranquillità. È tutto verde. Senti che silenzio. Ragazzi, seconda parte del viaggio, bellissima. Abbiamo dormito, che è una meraviglia. Ma tu scendi magari. Ho dormito 3 ore. Non c'era nessuno più in piedi. E ce l'abbiamo fatta. No. È stata un'avventura. Sono le 8 di mattina, in punto. E speriamo di non rifare, però. Hello. Hello, video? Hello, yes. E niente, siamo riusciti ad arrivare, abbiamo percorso praticamente metà India. Comunque, diciamo che il viaggio che abbiamo fatto l'abbiamo anche già spiegato, è stato un po' frutto dell'emergenza, nel senso che non c'erano altre opzioni, non siamo riusciti a prenotare nient'altro, però ovviamente lo stesso viaggio si può fare anche in modi più comodi, diversi, diciamo. Magari organizzandosi. Allora, il vantaggio di farlo così è sicuramente il prezzo, perché abbiamo speso 3,50 euro per tutte queste ore di viaggio. Sì, l'ultimo pezzo è 50 centesimi. Sì, esatto. E questo è il vantaggio, e poi il vantaggio anche che vedi un po' quello che succede, no? In India, no? Sei proprio in mezzo alle famiglie indiane, che è un vantaggio e uno svantaggio anche. Dipende dai punti di vista. Ragazzi, hanno una forza di indiani incredibile e hanno un'energia assurda. E anche la capacità di dormire in qualunque posizione. Qualunque posizione, qualunque situazione, qualunque sì. Temperatura, sono incredibili. Poi ogni volta mi giravo e vedevo qualcuno che sorrideva. Sì. In questa situazione così disagiata. Sì, loro la prendono. Mi hanno anche offerto le caramelle alla fragola, tu dormi russavi. E ho guardato un po', sì, praticamente i bambini, anche questa cosa è bellissima. Quando dormiva un bambino se ne prendeva cura chiunque ci fosse lì attorno. Sì, è di non tutti. Non necessariamente la mamma. Per cui se si svegliava magari vedevi il signore accanto che faceva così per farlo riaddormentare. Quindi sì, è un'esperienza anche questa. Adesso ci servirà 2 giorni per riprenderci. A parte che tu hai russato. Alla fine abbiamo addormicchiato, Ti hanno anche preso in giro le signore, cioè io non parlo l'hindi, ma secondo me ti prendevano in giro perché eri un trattore a russare. Anche là, non ci posso credere, non è vero, tu non hai capito, non sai l'hindi. Non ridevano, ti guardavano e ridevano. Io so solo che c'è una bellissima tranquillità. Comunque c'è un sacco di gente. Ma volevo dare un'informazione pratica, ragazzi. Sì? Nelle prime 15 ore di treno non abbiamo mai fatto la pipì. È vero? Non ci siamo alzati perché non volevamo andare in bagno. L'abbiamo fatto soltanto al primo stop. Forza! Si va!